Sarà il più grande parco agroalimentare al mondo, si produrrà cibo di qualità e non solo. Cantiere Fico a Bologna, sono 300 gli operai al lavoro per la fabbrica italiana contadina. È prevista per il prossimo autunno l'apertura di Fico, la cittadella del cibo che sorgerà al CAB, nei locali lasciati liberi dal vecchio mercato e che sarà una delle strutture più avanzate d'Italia. Andiamo a scoprire a che punto sono i lavori con Filippo Vendemmiati. Siamo all'entrata di Fico, in questo momento vediamo ancora i lavori in corso. Ci saranno, quando il giorno dell'apertura, saranno presenti già due grandissimi olivi secolari. 300 operai al lavoro in quello che sarà il più grande parco agroalimentare al mondo, Fico, fabbrica italiana contadina. Qui si produce cibo, si impara, si compra e ovviamente si mangia. 40 fabbriche, 40 luoghi di ristoro, aule didattiche, 2 ettari di campi coltivati e di stalle, un centro congressi da 1000 posti e un anfiteatro per spettacoli, aree dedicate allo sport. Qui siamo all'ingresso. L'ingresso si entra da questa parte e ci si affaccia su quella che poi sarà la grande piazza dell'accoglienza. In mezzo, dove vedete adesso questa fila continua di luci, vi sarà la pista ciclabile, che è una grandissima innovazione. Cioè sarà il primo posto al mondo dove le persone potranno girare, fare la spesa, visitare in bicicletta. Nella pista ciclabile, lungo i viali laterali che danno sulle botteghe, Fico attende in particolare visitatori dal lontano oriente. Le stime sono importanti e ci dicono di 6 milioni di presenze all'anno, di cui 4 dall'estero. L'obiettivo è fare di Fico una tappa obbligata per chi viene in Italia, moderna eccellenza culturale. Come dire, vieni a Fico, ma è solo un assaggio di quello che puoi trovare in Italia. A pieno regime nel grande parco del cibo lavoreranno 700 persone, 3.000 nell'indotto. La data di nascita dell'inaugurazione resta fissata al 4 ottobre, giorno di San Petronio, protettore di Bologna. La conoscenza è il vero obiettivo di questo luogo, per fare in modo che i nostri ragazzi, ma anche noi, riscopriamo le nostre tradizioni, non con un occhio al passato, ma con un grande occhio al futuro. Con la cultura si mangia, questo è in estrema sintesi il motto di Fico.